Ciao amici, state accusando sintomi da stress alimentare? Sì, ho sempre fame a tutte le ore, un vero stress. Capisco. Lo stress alimentare è causato dalla fame nervosa e dai cibi nemici dell'intestino, a cui il nostro corpo risponde con gonfiore addominale e meteorismo. Quando ci sono questi segnali, meglio adottare qualche strategia utile. Oggi vediamo insieme come combattere meteorismo e pancia gonfia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Yogurt, probiotici e fermenti lattici sono fondamentali per sgonfiare l'addome. Infatti, equilibrano la flora batterica favorendo diuresi e digestione. Uno yogurt al giorno aiuta a ritrovare la pancia piatta, ma magro, bianco e senza zucchero. 2. Pesce e carne bianca. Per sgonfiarsi è molto consigliato il pesce, in particolare azzurro. Da evitare la carne rossa, meglio la carne bianca. Anche uova e tofu favoriscono la buona digestione e non appesantiscono. 3. Le tisane sono un vero tocca sana. Tisane, infusi, tè e decotti fanno molto bene alla salute, a cominciare dall'addome. Infatti aiutano a liberarsi dalla pancia gonfia, migliorando diuresi e ritenzione idrica. Consigliate tisane di zenzero, finocchio, menta o cannella 2 volte al giorno. E aspettatevi un risveglio da leoni anche con un bicchiere di acqua calda e limone. Stamattina Squaletto mi ha seguito alla lettera. E voi amici, bevete acqua e limone al mattino? 4. Tanta verdura. Per dire addio alla pancia gonfia non può mancare la verdura. Per una corretta ritenzione idrica, meglio la verdura a foglia verde e cotta. Sì a verdure ricche di acqua come lattuga, insalata, cetrioli e ravanelli, però mangiati come prima portata. Sì anche a carote e pomodori, ideali per ripristinare la flora batterica. 5. Non rinunciare alla frutta. Banane, fragole, pompelmo e frutti di bosco sono frutti amici dell'intestino. In qualsiasi stagione possiamo trovare la frutta adatta, possibilmente bio. 6. Frutta secca nelle giuste quantità. La frutta secca migliora il transito intestinale grazie agli oli al suo interno. È importante però non mangiarne troppa e soprattutto a stomaco pieno. 7. Abbandonare le cattive abitudini. Ridurre il consumo di caffè e alcolici, birra in particolare, è un'ottima pratica di benessere. Per digerire prima e meglio si può ricorrere anche ai carboni attivi. Un altro rimedio efficace è masticare una stecca di liquirizia alla fine di ogni pasto. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Avete visto, amici, come sgonfiare la pancia e combattere il meteorismo? Se volete liberarvi della pancia gonfia in modo naturale, ho scritto un ebook con tanti consigli pratici. Trovate il link in descrizione o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole, vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.